Ciao a tutti amici di Algameco, sono Fede Paolovic e sono qui ai Rec Lab Studios per provare alcuni microfoni sfiziosissimi del marchio Shure, il marchio se vogliamo più famoso del mondo per quello che riguarda microfonia, amplificazione e quant'altro. In questo video ci concentreremo su due microfoni che abbiamo deciso di utilizzare sul rullante. Nella fattispecie per la parte battente abbiamo un Beta 57 e per la parte invece della cordiera abbiamo un SM27. Il Beta 57 è un microfono che già conoscevo perché ovviamente è molto famoso, ma l'ho usato poche volte e devo dire che ha confermato, diciamo, la sua fama. In particolare l'aspetto tecnico è che, essendo un microfono supercardioide, è molto direzionale. Questo aiuta chiaramente a pulire il suono del rullante da quelli che sono i vari rientri del Charleston o degli altri piatti. E questa è una caratteristica che lo rende molto molto adatto per delle produzioni in cui magari bisogna spingere un po' di più col compressore, perché questo aiuta a tenere il suono molto più pulito, come potete sentire in quest'audio. Per quello che riguarda la microfonazione della cordiera invece abbiamo optato per un microfono a condensatore a capsula larga, come molto spesso si fa per il lato della cordiera, proprio perché le sue caratteristiche tecniche consentono di avere veramente un grandissimo dettaglio, soprattutto per quello che riguarda le alte frequenze che sono così presenti nel lato della cordiera. E devo dire che l'accoppiata con il Beta 57 è molto molto funzionale, vincente, proprio perché a livello di risposta in frequenza si complementano molto bene e danno un'immagine del suono complessivo del rullante molto accurata. Quindi seppure non l'avevo mai usato e non lo conoscevo, sono rimasto davvero molto molto positivamente impressionato da questo microfono e ora lo potete sentire voi stessi. Ancora una volta grazie ad Algameco per fornirci del materiale sempre di primissima qualità al servizio della nostra musica e della nostra professione. Quindi ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.